per giustificarmi, devo dire che in tutti questi anni in un modo sono cresciuta con la Madonna. Lei mi ha insegnato tante belle cose e una di quelle cose è che per Dio, per la Madonna, nazionali non esistono, perché Madonna non dice mai cari croati, cari italiani, lei dice cari figli e così insegna anche me. Ma per me è molto carino vedere in Medjugorje come ogni nazionale reagisce per qualche messaggio della Madonna. Esempio, io quando devo dire a voi che Madonna chiede mercoledì e venerdì digiuno pane e acqua, io dico veloce perché so che è inutile, perché chi brontola di più, chi fa mille domande, solo voi, veramente. Ecco, sempre dico che, esempio, americani chiedono solo, si può prendere caffè a mattina? E io sempre dico con una faccia seria, certo che si può, ma molto presto, prima che Madonna si alza, vi vede. A voi pellegrini d'Italia, mamma mia, quanto dura mercoledì e venerdì? Come io posso cuociare, fare qualche cosa? Si può prendere pasta in bianco, vale l'olio di oliva, vale quello, ma sempre nomino anche vostra squadra di calcio, si dice così, nazionale di calcio. Quando erano qua io gli ho parlato sul messaggio della Madonna e quando parlavo sul digiuno uno di quei giocatori, io non lo so calcio, ma hanno detto che sono tutti famosi. Uno si è alzato e mi ha detto, io penso che tu non hai capito bene, io penso che Madonna diceva a te di fare digiuno, non a tutti noi. Ma guarda, se voi non avete mai fatto digiuno 2 volte, se non avete mai detto rosario completo tutti i giorni, io vi suggerisco di provare come Madonna faceva con noi. Prima cosa che lei ha chiesto era 7 Paternostri, Ave Maria e Gloria. E non mi dite che in 24 ore che Dio è dato non c'è tempo per questo. Dopo un po' di tempo lei chiedeva una parte di rosario. Dopo un po' di tempo, e che facciamo digiuno venerdì. Anche digiuno venerdì. Non dovete subito cominciare pane e acqua. Esempio, rinunciate a qualche cosa. Rinunciate carne. Cattolici non hanno mai mangiato carne a venerdì. Si può iniziare così. Dopo un po' di tempo lei chiedeva seconda parte, dopo un po' di tempo terza parte, e che facciamo digiuno mercoledì. Io ricordo quando era a quell'operazione, quando Madonna chiedeva terza parte di rosario e digiuno anche mercoledì, Jacob, gente, aveva solo 10 anni, e quando Madonna ci ha lasciato, lui è tutto preoccupato, ha detto a noi altri vigenti, speriamo che si ferma qua, perché come è cominciato non si mangia mai. Importante, come ho capito io, perché Madonna non spiega messaggi a me, io devo con ognuno da voi pregare e provare a capire cosa Dio dice a me, come ho capito io. Importante è cominciare a camminare con nostra madre. Quando si cade, lei ti darà mano, ti aiuta a rialzarsi, perché l'unica cosa che nostra madre vuole è darci suo figlio. Noi possiamo avere tutto cosa esiste in mondo. Ma se non abbiamo pace, non abbiamo niente. A unico vero pace è solo quello che ci dà Gesù. Per questo Madonna chiede tutto quello da noi. Non perché lei ha bisogno dei nostri rosari, dei nostri digiuni. Noi abbiamo bisogno di questo, che possiamo aprire il cuore e mettere Gesù in primo posto. E quando Gesù è in primo posto nel nostro cuore, noi abbiamo tutto. Io come sorella vi voglio dire, non perdete tempo giudicando la sua preghiera, perché tante volte mi dicono pellegrini, sai, quando prego i miei pensieri vanno via. Io quello che dico, voi per favore sempre ripetete quello che dice Madonna, quello che dice Miriam. Io esempio parlo adesso in mio nome, secondo me è importante insistere. Per me preghiera è il nostro colloquio con nostro Dio. Oggi parliamo bene, domani no, dopodomani peggio, ma dopo di nuovo parliamo bene, perché se noi ci arrendiamo, se lasciamo, ci allontaniamo piano piano, come quando vuoi bene uno sulla terra, e se non ti senti con questa persona, tu ti allontani. Così io penso anche nostra preghiera, il nostro colloquio con nostro Padre, è importante insistere e parlare. Nessuno da noi, né io né voi, nessuno non può dire io prego bene, io faccio tutto come vuole Dio. Noi tutti preghiamo, noi tutti siamo sulla strada della santità. A quanto siamo riusciti, sa Dio, e lasciamo Lui di giudicare. Noi, secondo me, dobbiamo sempre provare, provare e pregare meglio.
Dopo Madonna vuole anche che si confessiamo, nemmeno una volta al mese. Lei dice che non c'è un uomo sulla terra che non ha bisogno di confessarsi ogni mese. E io vi volevo suggerire come sorella, quando già avete fatto così tanto per nostra madre, avete lasciato vostre case, un viaggio lungo, tutto quello per amore di lei, fate quello passo, confessatevi, perché Madonna dice solo cuore pulito sa come aprirsi, solo cuore pulito sa come ricevere le grazie. E perché il vostro pellegrinaggio non può essere completo, ma completo è quando sono cuori aperti, a cuori sono aperti quando sono puliti, soprattutto per domani, quando siamo tutti davanti di lei. Sarebbe bello che lei ci può parlare, ma solo se i cuori sono puliti lei ci può parlare. Dopo Madonna vuole anche Bibbia in nostre case. Come ho detto prima, che lei non spiega, come crede i messaggi ogni due del mese. Voi che seguite queste apparizioni ogni due del mese avete visto che questi messaggi sono abbastanza lunghi. E io lo ricordo esattamente, come ha detto Madonna, solo 2 o 3 minuti dopo apparizione. Per questo subito quando Madonna ci lascia sul croce blu io dico messaggio che lo scrivano, perché quando torno a mia camera a pregare io posso dire su che cosa parlava, non posso più ripetere parola per parola come ha detto Madonna. E anche io leggo messaggio, prego e provo a capire cosa Dio vuole da me. Così penso anche Bibbia, noi tutti abbiamo Bibbia in casa, penso. La Madonna vuole una semplice cosa, che si apre tutti i giorni, legge 2 o 3 righe, non importa quanto, ma che Bibbia vive in nostra casa. A non che noi diciamo, certo che abbiamo Bibbia, ma quando l'abbiamo toccato l'ultima volta non ricordiamo. Tanti pellegrini anche pensano che per me, dopo così tanti anni, è diventato normale avere apparizioni, che mi sono abituata così. Io vi devo dire che non è così. È sempre come prima volta, sempre grandi emozioni, e io mi preparo con digiuno e con la preghiera. Oggi sono al digiuno, non mi pesa neanche un po', perché dalle emozioni non riesco neanche a mangiare. A notte passo in preghiera, perché solo pregando posso aspettare quando è domani. Perché sapete quando vi deve succedere una cosa bellissima domani che non vedete ora quando è. Allora io solo pregando posso calma aspettare domani. Per me è sempre come prima volta, sempre sentimento del paradiso, perché io quando sono con la Madonna, io penso che così si sentono quelli che sono in paradiso. Io dico solo un esempio e tutte le mamme mi capiranno. Io sono mamma e come tutte le mamme do la mia vita per i miei figli, ma quando sono con la Madonna io non li ricordo. Io non ricordo, scusate, sono già emozionata. Io non ricordo che io ho figli, io solo voglio che lei mi guarda e che io guardo lei. Non ho altri desideri, io non ho toccato Madonna mai, Madonna non è toccato me. Perché io la posso vedere 100 anni, ma io so sempre che lei è madre di Dio, e io sono solo una che cammina sulla quella terra. Ma io non ho sentito desiderio per toccarle, perché quando Madonna ti guarda, tu hai tutto, ti senti amato, protetto. Io penso che, come ho detto prima, che così si sentano quelli in paradiso. Madonna è questa che grida il nostro colloquio, non io. Io sento dentro di me cosa posso chiedere, cosa non posso chiedere. E potete solo pensare come mi sento quando Madonna mi lascia. Io ho le forze di dire messaggio e vado subito in mia camera a pregare. E tutto il giorno un po' prego, un po' piango, un po' prego. E quella preghiera mi aiuta.